Allora, convenzione, appunto, qua Confatti Industria Piacenza e Urban Hub, un modo, anche un legame che viene sancito oggi e che porterà anche a un programma diverse iniziative. Sì, in realtà sono diversi anni che collaboriamo insieme. Non avevamo mai formalizzato quello che era una relazione e soprattutto l'idea di portare avanti un progetto molto specifico. Il progetto è quello di aprire l'ecosistema delle start-up al mondo delle aziende piacentine. E quindi Confapi, che è la casa delle PMI piacentine, era il luogo perfetto dove iniziare a unire questi due mondi. Questi due mondi nella realtà sono legati da una cosa che si chiama Open Innovation, e l'Open Innovation è proprio l'interazione verso il mondo dell'innovazione da parte delle aziende e delle start-up. Quindi iniziamo un percorso per far conoscere a entrambi le realtà e convinti che questo possa portare grande valore per il nostro territorio. Appunto potranno partire grazie a questa convenzione, la prima delle quali partirà dice, con un occhio di riguardo verso le start-up e verso questo mondo. Sì, assolutamente, per parte siamo molto contenti di siglare ufficialmente questo accordo. L'11 di maggio appunto ci sarà questo primo webinar dove verrà ufficialmente spiegato a tutte le aziende come funzionerà questo tipo di collaborazione appunto con Urban Hub, e da qui partirà un percorso a cui seguiranno anche dei corsi che partiranno già prima della fine di maggio, il 26 di maggio è previsto il primo, appunto sulle specificità di questo tipo di accordo che serve ovviamente a mettere in risalto tutte le start-up e tutte le nuove soluzioni che possono nascere per le aziende in questo territorio che è importante. L'inaugurazione di questo percorso di collaborazione con Urban Hub, ma in generale sul tema appunto delle start-up, partiamo con un webinar, poi un'attività formativa, ma l'obiettivo poi è quello anche di creare degli incontri, dei contest interni dove si possono anche presentare start-up che possono nascere in associazione o fuori associazione al mondo delle imprese piacentine. Quindi buone idee, idee giovani, idee innovative che si vanno ad incrociare professionalità, esperienze, magari anche capitali per poter far sì che sia un percorso virtuoso come avviene in tante parti del mondo. C'è già un lavoro in questi anni, è stato fatto, intendiamo implementarlo per dargli gambe ancora più solide.